palazzo comunale. Vi aspettiamo! Siamo alla terza edizione di questo Motori Vintage. Intanto un primo bilancio delle due edizioni precedenti, possiamo farlo? Bilancio, se lo intendi come presenze, diciamo che abbiamo avuto il primo anno intorno alle 25 auto, il secondo intorno alle 40 auto. Quest'anno penso saremo ancora di più, perché tanti appassionati come me hanno abbracciato quello che è l'evento per la solidarietà. La serata di domani sera nell'atrio del comune sarà preceduta però in mattinata da che cosa? Da un ritrovo in Piazza La Rosa con le auto d'epoca, per cui ritorno ad invitare anche gli appassionati alle ore 10, Piazza La Rosa, proprio per questo ritrovo, per far fare un giro ai ragazzi e avvicinarli ancora di più a quello che è il mondo dell'auto d'epoca. I ragazzi diversamente abili? Ragazzi diversamente abili delle due associazioni, Crescere Insieme ed Agape. E quindi la serata di domani servirà a raccogliere fondi? Proprio per queste due associazioni? Per queste due associazioni, ci sarà la raccolta fondi, tanto che abbiamo fatto anche delle polizzette simboliche da un euro, dove daremo dei premi, proprio per far fronte a quelle che sono le esigenze dei ragazzi e poter aiutarli per quello che possiamo. Allora Simone, anche quest'anno presti il tuo volto, la tua professionalità a questo evento, con quale spirito lo fai? Sempre con tanta passione, tanta voglia di fare e con grande entusiasmo, soprattutto per fare del bene, e questo è proprio il motore che mi spinge, a proposito di motori vintage, a fare del bene, a dare un aiuto a queste associazioni, quindi l'associazione Agape e Crescere Insieme. Come si dipanerà lo spettacolo domani sera? Ovviamente ci sarà tanta musica con vari artisti che si sono veramente prestati a titolo completamente gratuito, hanno accolto l'iniziativa con gioia per il terzo anno consecutivo, tanti generi musicali, tanta moda e tanto sport. Sport oltre ai motori? È uno sport diverso, perché ci saranno delle dimostrazioni di kickboxing grazie al maestro Francesco Graffeo della Bushido Team, e poi ci sarà anche la scuola di ballo soul dancing di Castelvetrano. Quindi ci divertiremo? Sicuramente, lo spero. Noi abbiamo preparato uno spettacolo di tutto rispetto e speriamo, insomma, di fare del bene e dare un sorriso a tutti gli spettatori che verranno a trovarci. Giovanni Bilello, intanto una curiosità, tu sei appassionato di motori? Assolutamente no. E quindi questo significa che ti presti per un obiettivo nobile, diciamo? Sì, assolutamente sì, perché mi piace l'obiettivo, mi piace il viaggio, non la meta. Motori vintage è quella cosa che abbiamo scoperto, che è l'unica serata nel calendario annuale di Sciacca che è dedicata ai bambini speciali. Quindi riunire moda, artisti, musica, canzoni con i motori vintage, diciamo che è una formula abbastanza vincente. Quindi ha portato in questi tre anni, in questi due anni passati, moltissima gente appassionata sia di motori che della leggerezza che noi possiamo dare attraverso il racconto di queste vite speciali, anche delle famiglie. Quindi è abbastanza bella come situazione. E quindi adesso ti incarico di dare l'appuntamento a domani sera guardando la telecamera. Quindi mi raccomando, domani sera, atrio inferiore del comune, per Motori Vintage, terza edizione. Vi aspettiamo tutti. Grazie.